Equipment 2022, allo stand del gruppo Piaggio troviamo un inconsueto, un nuovo prototipo di Aprilia che gioca un po' sul nome, si chiama Electric A o Elettrica, come vogliamo chiamarlo, che apre un po' un nuovo linguaggio e anche alla mobilità elettrica in seno ad Aprilia. Piaggio già ha i suoi veicoli elettrici e il turno sembra di Aprilia. Diego Rioli, marketing di prodotto del gruppo Piaggio, ce lo spiega meglio. Ciao, grazie. Sì, il gruppo Piaggio è molto attivo su quella che sono le prospettive di mobilità elettrica già da tanti anni. Quindi noi abbiamo lanciato già da anni la Vespa elettrica e più di recente Piaggio One. Avendo tutto il know-how a disposizione di come realizzare un veicolo elettrico, abbiamo pensato di immaginare come potrebbe essere anche un veicolo elettrico più dinamico, sportivo, divertente per dei giovani non ancora motociclisti che volessero iniziare a guidare un veicolo elettrico dalle fattezze di una moto. Avete scelto un taglio decisamente sportivo, fun, come amate chiamarlo voi. Assolutamente sì, l'idea è quella appunto di una moto che dia il grande controllo col manubrio largo, la posizione di guida eretta, anche facile all'approccio per chi è alle prime armi, quindi non avendo il cambio come tutti i motori elettrici abbiamo spostato le leve del freno entrambi al manubrio per rassicurare chi arriva da altri generi di veicoli. Quindi mi immagino anche un livello di potenza adeguato, cioè non i 200 cavalli di una grandissima sportiva, ma un livello di potenza che lo porterà bene o male ad essere equiparabile a un 125 o comunque a un mezzo accessibile. Ma in questo momento parliamo di un concept, quindi è prematuro parlare di prestazioni, però guardiamo con questo concept, guardiamo sicuramente alla mobilità giovane, per chi insomma deve svolgere il tragitto casa-scuola, ma lo vuole fare divertendosi. Diego, diciamoci tra di noi, quanto tempo ci vorrà per vedere questo concept trasferito in un modello realmente stradale? Come ti accennavo, non è un concept che prefigura uno sviluppo attualmente in corso, è diciamo una volontà nostra di mostrare quello che potrebbe essere un potenziale futuro che potrebbe fittare con quelle che sono le nostre competenze nel mondo elettrico già sviluppate con gli scooter e quello che sono i valori rappresentati dal marchio Aprilia. Immaginiamo quindi un'intera famiglia poi di elettrica o di elettrici a marchio Aprilia. Benissimo, grazie Diego, noi vi lasciamo qui sotto nei commenti la Electric A di Aprilia. Grazie, ciao.